sede della Feltrinelli di Caserta si è tenuto un interessante incontro sul commercio equo solidale. Siamo con Francesca Codarin, presidente dell'associazione Ingrid Nogueira. Di che si è parlato in particolare oggi? Oggi abbiamo solamente parlato dei principi basici del commercio ecosolidale, un approccio molto generale per chi non conosce il commercio ecosolidale. C'è stata una platea molto nutrita, attenta, anche il percorso con cui vengono realizzate queste prelibatezze. Fondamentalmente è un commercio ancora di nicchia, che ha come obiettivo non il profitto ma il benessere, quindi fondamentalmente un rispetto sia per i lavoratori che per i consumatori, con dei prodotti che sono genuini, che sono rispettosi dell'ambiente, che sono certificati e che abbiano una tracciabilità di tutto il processo produttivo, partendo però dalle pari opportunità, dal rispetto per l'uomo e la donna che lavorano e non lo sfruttamento dei bambini. Quindi capisci bene che il commercio tradizionale non è molto in linea con questi principi. Uno dei temi trattati è quello del profitto e dei costi sociali per realizzare questi prodotti. Sì, indubbiamente è stata una delle domande focali dell'incontro, perché ovviamente il commercio fa profitto e noi questo vogliamo, perché se non c'è profitto, se non c'è un reddito, è ovvio che non possiamo far uscire dalla precarietà e dalla mancanza di autosufficienza i lavoratori, ma è chiaro che deve essere fatto e bisogna raggiungere il profitto rispettando però sia i lavoratori che la natura. Nella sede dell'associazione c'è una bottega proprio, sì, di prodotti eco-solidali. Ci dici dove trova e che insomma prodotti ci sono? Noi gestiamo una bottega a via Mazzocchi 21 a Caserta, la prima traversa di via Mazzini per chi non la conoscesse, e abbiamo sia una vasta gamma di prodotti alimentari ma anche un buon assortimento di artigianato. Perché acquistare un prodotto eco-solidale? Perché fa bene sia al lavoratore che al consumatore. Elisabetta Luise, presidente dell'Auser di Caserta. L'Auser ha promosso questa iniziativa sul commercio equo solidale. Presidente, perché questa iniziativa? Sì, allora questa iniziativa che facciamo stasera qui alla Feltrinelli è un'iniziativa che fa parte delle attività mensili dell'Auser, un appuntamento come facciamo ogni mese, quindi uno dei tanti appuntamenti. Abbiamo voluto questo incontro perché volevamo far conoscere ai nostri soci, ma soprattutto a tutta la cittadinanza, che significa, che cos'è questo commercio equo e solidale, che ne sentiamo parlare, però volevamo saperne qualcosa di più, soprattutto sul fatto che cosa significhi equo e che cosa significhi solidale. E difatti la nostra presentatrice Francesca, che ha una bottega qui a Caserta, ci ha delucidato su tutti questi argomenti e questi concetti. E oltre a questo hanno proiettato anche un video che è stato molto interessante sui vari posti da dove vengono questi prodotti, e quindi abbiamo fatto per esplorare più a un commercio più convinto, a un commercio diverso in questo periodo di crisi, che veramente abbiamo bisogno di più certezze e di più qualità.